cari ascoltatori di OK Italia Parliamone, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 27 maggio ha illustrato il suo piano per la ripresa del paese. Ha detto che l'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento con la proposta del Recovery Fund, programmando la ripresa e utilizzando al meglio i fondi che saranno messi a disposizione. Saranno 7 i punti da cui partire, punti che toccano più o meno tutti gli ambiti di intervento più importanti e tra questi c'è anche la digitalizzazione. Si parla infatti proprio al primo di questi 7 punti di modernizzazione in generale, che il Presidente del Consiglio traduce in incentivi alla digitalizzazione, ai pagamenti elettronici e all'innovazione ed ancora alla diffusione della identità digitale e al rafforzamento delle banche dati pubbliche. Non per ultima ancora l'estensione della banda larga che ponga fine, si spera, quantomeno al digital divide. Il processo di digitalizzazione delle nostre PMI però stenta purtroppo a decollare nonostante le tante opportunità che ne potrebbero derivare. Oggi ospite di OK Italia Parliamone abbiamo Riccardo Maria Monti, fresco di nomina dello scorso 12 maggio anche a Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tribù S.p.A., gruppo attivo nel settore dell'e-commerce e dell'advertising digitale. Buongiorno Monti. Buongiorno a voi. Monti, lei conosce molto bene il mondo delle PMI, anche per i suoi tanti ed importanti ruoli ricoperti, tra cui ricordo anche la presidenza dell'ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Competenze digitali e apertura al cambiamento sono dunque la chiave, soprattutto per le nostre PMI, che sono la realtà trainante dell'economia di questo paese, ma purtroppo in tanti casi sono ancora troppo poco digitalizzate. Se leggiamo anche quanto riporta il DESI, che è l'indice creato dalla Commissione europea per misurare e monitorare i progressi dei paesi europei in termini appunto di digitalizzazione dell'economia e della società, il livello di digitalizzazione delle PMI italiane è assolutamente al di sotto della media europea. Qual è la strada giusta che dobbiamo seguire? Beh, l'indice DESI è un indice molto articolato che ci vede, ahimè, al penultimo posto d'Europa, ce la giochiamo un po' sempre con la Bulgaria e la Grecia, è un indice in cui per esempio la penisola iberica ci sovrasta di parecchi punti, quindi parliamo di paesi che hanno una cultura latina, hanno una popolazione anziana, quindi avrebbero tutti i problemi nostri strutturali. Il ritardo dell'Italia sulla digitalizzazione è a macchia di leopardo, ma è molto grave nel complesso. A macchia di leopardo perché su alcune cose, come la versione dello smartphone, siamo sicuramente molto avanti. Abbiamo un ritardo molto forte su tutta la voce e-government. Abbiamo ancora un'attitudine assolutamente inaccettabile da parte di molte pezzi della pubblica amministrazione di continuare a fare cose del vecchio modo. Io ho due data point drammatici dei mesi scorsi: un rinnovo di un documento, un rinnovo di una patente, il rinnovo di un documento comune di Roma o Roma Capitale, vai a prenotare, ti hanno appuntato dopo 6 mesi per un documento d'identità. In qualunque paese d'Europa asiatico ti arriva a casa in pochi giorni. Avere ancora una macchina amministrativa che ti chiede di andare fisicamente in un posto per prenotare un appuntamento, cioè appunto a 6 mesi, una roba totalmente inaccettabile. Rinnovo patente, anzi esame patente per un figlio, protezione civile ti chiede di andare là fisicamente per prenotare quegli appuntamenti dopo una settimana. Due viaggi su un raccordo anulare del tutto inutile. Ecco, questi sono due esempi assolutamente banali di come la macchina amministrazione sia ancora lontana di luce da una capacità di erogare servizi sfruttando la digitalizzazione. Credo che questa drammatica esperienza del Covid e con il suo corollario di social distancing possa avere qualche ricaduta positiva, e una di quelle ricadute è forzare la nostra pubblica amministrazione a imparare a lavorare in remoto, a ragionare come un service e non come una burocrazia autoreferenziata. Molto bene. Monti, oltre l'80% delle nostre PMI dichiara di avere un proprio sito web, ma poi se andiamo a vedere nella verità sono molto poche quelle che presentano dei siti che siano veramente ottimizzati, performanti e costantemente aggiornati.
Quanto è importante la presenza online delle PMI italiane? Guarda, io credo che la fase di comprensione, di sensibilizzazione ormai sia finita. Anche, ancora una volta, questa straordinaria crisi che abbiamo vissuto ha forzato anche i più scettici a ragionare su come farsi vedere e sentire sul mondo digitale. Ho visto in queste settimane uno straordinario fiorire di attenzione verso questo mondo. Anche i più scettici, diciamo lo zoccolo duro di chi resisteva, anche tra i retailer, ha capito che non ha senso e non si può entrare nella terza decade del millennio 2000 senza avere una presenza sostanziale sul digitale, senza investire in farsi vedere e conoscere, senza valorizzare la possibilità di fare processi sul digitale. Quindi, dal mio punto di vista, è un'onda che ormai sta per travolgere tutto in senso positivo. Le aziende hanno capito, ci stanno credendo, stanno investendo. È chiaro che a fronte di una percezione sempre più forte dell'esigenza, spesso le difficoltà finanziarie fanno essere timidi anche quelli che sono motivati. Quindi in questo momento è ovvio che il cambio di passo verrà anche da questi meccanismi di incentivi governativi, di questi tax break, da queste risorse che stanno arrivando, anche se ancora con contagoccia alle imprese. Sicuramente uno degli impieghi primari sarà investimenti in upgrade della presenza digitale. Molto bene. Sappiamo anche che il Made in Italy è uno dei punti di forza della nostra economia. Bisogna tornare ad esportare, perché questo è fondamentale. Lei, lo ricordavo in premessa, è stato presidente anche dell'ICE. Quale supporto alla digitalizzazione può arrivare alle PMI sulla internazionalizzazione? Guardi, basti pensare a tutta la filiera di prodotto di nicchia, spesso artigianale, a volte quasi artistico. Anche se sei un artigiano presente in qualunque parte, anche delle zone più interne, meno remote e più remote del nostro paese, puoi vendere globalmente se sei presente su piattaforme online. Quindi il Made in Italy storicamente ha avuto una presenza relativamente forte sulle grandi piattaforme, anche perché abbiamo una incidenza dei grandi player che hanno per primi valorizzato i grandi marketplace. Non dimentichiamo che quasi il 70% dell'e-commerce al mondo avviene sui marketplace, quindi parliamo di Alibaba, parliamo Amazon, di Amazon, parliamo di JD, parliamo di Farfetch, del lusso. È ovvio che per ingaggiare questi grandi sistemi servono player grossi. Quindi il fatto che l'Italia ha una percentuale straordinariamente elevata del PIL, del commercio, della produzione concentrata in aziende piccole rispetto a, per esempio, un'economia come la Francia o la Spagna, chiaramente ha penalizzato. In questo momento, tramite forme di aggregazione, anche l'ICE e il Ministero degli Esteri, con il nuovo piano nazionale di promozione, stanno enfatizzando le risorse per aiutare le aziende piccole a aggregarsi su marketplace, e sono previsti una serie di incentivi sia sull'investimento per il setup di queste piattaforme digitali, sia sulla promozione. Non dimentichiamo che il web è affollato, abbiamo decine di milioni di siti, quindi il problema non è essere presenti col sito, il problema è farsi vedere e sentire in maniera mirata, fare attività di digital marketing per cogliere il proprio target client e dare anche continuità allo sforzo. Se io cerco, anche per la parte di destinazioni turistiche, le prime destinazioni turistiche in Italia, adesso cominciano a uscire i siti istituzionali. Ricordo che qualche anno fa, un episodio che la dice lunga su quanto l'Italia sia partita tardi a fare attività strutturali e istituzionali di digital marketing, se stavi negli Stati Uniti e cliccavi Positano, la prima uscita era un ristorante di, mi sembra, di Cleveland, si chiama Positano, non era Visit Positano o Visit Costiero o Lenin. Questo per dire l'importanza anche di investire nel SEO, quindi nel motore di ricerca, nella capacità di uscire nella prima schermata, che è la differenza tra esistere e non esistere quando si fa una ricerca. Sì, perché la gente si ferma ovviamente alle prime ricerche, perché immagina che siano quelle più importanti, quelle prime che appaiono ovviamente. Solito le prime 4-5 righe prendono il 95% dell'attenzione di chi cerca.
È vero. Monti, questo periodo, questi 2 mesi e oltre di emergenza epidemiologica coronavirus e del blocco forzato, purtroppo hanno fatto sì che ormai sia chiaro a tutti noi che si tornerà ad una nuova normalità, non potrà più esserci la normalità a cui eravamo abituati prima. Ed anche il mondo del lavoro e i suoi cicli produttivi dovranno necessariamente adeguarsi a questi cambiamenti. Lo smart working, ad esempio, sarà qualcosa con cui imparare a convivere, così come anche l'e-commerce, lo abbiamo toccato anche prima. Per le imprese interessate ad attrezzarsi in tal senso, quali consigli si sente di dare? Guardi, separo il tema in due. La nuova normalità, è ovvio che quello che è successo in questi mesi non lo possiamo disimparare, anzi dobbiamo valorizzarlo. Sicuramente, ad esempio, Tribù, che ha oltre 500 persone, ha sempre fatto almeno un giorno a settimana di smart working. Questa esperienza ci dimostra che lo smart working non ha bassa produttività, anzi l'aumenta. E quindi ha senso rendere in buona parte permanente questa esperienza. Un'infinità di attività economiche sono fatte in remoto e si possono fare molto bene in remoto. Io in questi mesi ho costituito società, ho fatto assemblee, ho fatto tantissime cose che avrei considerato impensabili fare in remoto, pur essendo uno che fa videoconferenze da 20 anni. Per cui oggettivamente lo smart work è un elemento che può dare un beneficio enorme alla nostra qualità della vita, ribilanciare l'allocazione del tempo tra lo spostamento, la famiglia e il lavoro, aumentare la produttività. Faccio un esempio, ne ho parlato anche con altre aziende che hanno una presenza importante di lavoro digitale, lo smart work ha quasi azzerato l'assenteismo, quindi la percentuale di gente si mette in malattia. Questo è un recupero di produttività che diventa immediatamente bottom line. Straordinaria sorpresa, nessuno si aspettava. Ho parlato con altre 10 aziende che hanno 100% smart work, tutti hanno avuto lo stesso fenomeno. Praticamente è scomparso l'assenteismo. Faccia conto che a seconda del settore Italia va dal 5-10%, immagino cosa vuol dire recuperare 8-10 punti percentuali di produttività del lavoro. Questo è un esempio straordinario di come questa cosa sia un'opportunità. Sicuramente la digitalizzazione e lo smart work sono due fenomeni che hanno avuto da questa crisi un'accelerazione di almeno 3-5 anni. Dopodiché, sulla nuova normalità, mi faccia dire una cosa. Io sono un uomo del sud, sono napoletano, ho una grande passione per il contatto fisico, per cui detesto il social distancing, mi sogno la notte di tornare allo stadio, il gol al 90esimo che abbracci tutti e 100 persone vicino a te, anche se non mi conosci, la festa in discoteca, piuttosto che il concerto di YouTube. Quindi questa nuova normalità non mi piace per niente, dobbiamo imparare a valorizzare, sono ottimista, quello abbiamo imparato, ma spero proprio che questo capitolo lo archiviamo presto. Beh, speriamo di sì. Monti, io la ringrazio per le sue parole, la ringrazio per l'intervento qui ad OK Italia Parliamone, sicuramente avremo modo di tornare a sentirla per verificare se poi le imprese sapranno cogliere le opportunità messe in campo oggi per potersi veramente digitalizzare ed essere realmente competitive con le imprese degli altri paesi europei e non solo. Grazie ancora, Monti. Buon lavoro e grazie dell'invito. Grazie a tutti.